Bentornati nel podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento sui temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Sara Faccin del Patronato 50 e più Enasco e oggi vi parlo del bonus 200 euro. I lavoratori autonomi e partite IVA possono finalmente presentare le domande per ottenere il bonus 200 euro. Le richieste vanno inoltrate all'INPS e il bonus viene erogato una sola volta per gli autonomi a novembre, mentre ricordiamo che è già stato versato ai lavoratori dipendenti e pensionati con reddito sotto i 35.000 euro annui nel mese di luglio. Il decreto aiuti 50 del 2022 aveva introdotto nel mese di luglio l'accredito nelle buste paga e nei conti correnti di chi ne aveva diritto, il cosiddetto bonus 200 euro, misura una tantum destinata a supportare famiglie con redditi medio-bassi. Il bonus, erogato a luglio a dipendenti e pensionati, è stato poi esteso a una platea più vasta di beneficiari tramite il decreto aiuti bis, ad esempio alle categorie dei disoccupati, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori domestici, agli autonomi privi di partita IVA, anche ai lavoratori stagionali. Ora è il momento dei lavoratori autonomi. La domanda deve essere presentata dai lavoratori interessati entro il 30 novembre, facendo valere congiuntamente alcuni requisiti che ora andiamo a vedere nello specifico. Prima di tutto non possedere un reddito superiore ai 35.000 euro per l'anno 2021, al netto però dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale. Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, che è la data di entrata in vigore del decreto aiuti. Essere titolari di partita IVA attiva con attività lavorativa avviata il 18 maggio 2022. È un requisito questo che non deve essere soddisfatto nel caso di lavoratori iscritti alla gestione autonoma in qualità di collaboratori o di autori. Mentre in caso di soci di società o componenti di studi associati, il requisito della partita IVA deve essere soddisfatto in capo alla società stessa o allo studio. Avere poi effettuato entro 18 maggio 2022 almeno un versamento contributivo per il periodo di competenza dal 1 gennaio 2020 e con scadenza entro 18 maggio 2022. Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto alla data del 18 maggio 2022. Non aver percepito il decreto aiuti articolo 31-32 bonus, cioè i precedenti bonus percepiti tra luglio e settembre, in qualità magari di lavoratori stagionali, dipendenti, eccetera. E c'è la possibilità di richiedere anche l'ulteriore bonus di 150 euro, sempre previsto da questo decreto aiuti 50, se il lavoratore autonomo percepisce un reddito non superiore ai 20.000 euro, sempre riferito all'anno 2021. I beneficiari, lo ricordiamo, sono gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti di attività commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, e possono richiedere sia i titolari che i collaboratori. Le domande vanno effettuate in via telematica nell'area personale del sito INPS, tramite SPID, seguendo le istruzioni fornite dal sito, oppure rivolgendosi presso gli uffici del Patronato 50 più Enasco presenti in Confcommercio a Vicenza e in tutte le sedi mandamentali ASCOM, uffici che forniranno assistenza alla compilazione e all'invio della domanda.